Mister, buonasera. Buonasera. Lacrimo questa sera credo che abbia avuto il pallone del gioco per tutta la partita, però è stata pericolosa soltanto con diverse occasioni da fuori area, e tranne con il colpo di testa di Pickel, se non sbaglio, nel finale. E questo è capitato sia nel primo tempo con Vasquez, falso 9, che nel secondo tempo anche quando è entrato Ciofani. Che cosa le è piaciuto e che cosa no di questa prestazione, se comunque è d'accordo con questa analisi, e in che cosa si deve migliorare, insomma? Beh, intanto abbiamo avuto un'altra occasione con buon aiuto, quella del primo tempo, che mi pare insomma fosse abbastanza chiara. Però se sei così lento, se non dai ampiezza, se non dai profondità, l'abbiamo detto anche ieri in conferenza, dai la possibilità agli altri di mettersi a posto, di stringere le maglie, e quindi diventa tutto più difficile, fai fatica a creare occasione da gol. Per me la sintesi è che il Bari ha fatto proprio molto poco per vincere la partita, e l'ha vinta. La Cremonese è chiaro che deve fare molto, ma molto di più, deve essere molto più intensa, molto più dinamica, molto più profonda. Ci sta anche giocare sporco, giocare anche magari sulla difficoltà che tu così porti con delle palle sporche, che però magari induci all'errore l'avversario. Noi abbiamo giocato troppo pulito, abbiamo dato il tempo agli avversari di rimettersi a posto, e quando è così devi avere una cattiveria e una determinazione e una, diciamo così, non devi essere così pulito nel gioco, ecco, perché altrimenti, come abbiamo detto, abbiamo creato poco. Sottolineo, perché voi mi conoscete, quando magari la Cremonese vinceva delle partite e non meritava, lo dicevo. Oggi, insomma, la Cremonese non meritava di vincere, ma perché proprio bisogna che giochiamo in un altro modo, giochiamo con una, ripeto, rabbia, con un'intensità diversa. Detto questo, il Bari insomma ha fatto, io non mi ricordo delle parate del nostro portiere, ecco, non mi ricordo neanche delle occasioni, quindi però a noi questo serve, perché probabilmente ci dice che bisogna che cambiamo registro. Giorgio Barbieri. Sì, esiste un problema del gol, 2 partite, 0 gol, evidentemente sì, buon aiuto, tutta la palla dell'1-0 che è stata clamorosa, 2 anni fa non l'avrebbe sbagliato quel gol, lì oggi l'ha sbagliato, va bene, ci sta. Però ecco, è anche un gioco monotono, cioè monocorde. L'avversario dopo 10 minuti, quando capisce che il gioco è sempre uguale, prende le precauzioni e poi fa come il Bari, difende tranquillamente. Ecco questo tipo, la profondità serve a eliminare questi continui sfarfallamenti a destra e a sinistra con cross che poi non arrivano a combinare nulla. È così, devi essere meno prevedibile, devi essere più profondo, con molti meno passaggi, devi cercare di giocare alle spalle, anche se alle spalle dei difensori avversari non è facile, perché si difendono nella loro area di rigore, ma così giochi sempre contro squadre schierate e rischi solo di prendere il contropiede. Fra Catanzaro e Bari, non so, penso di aver contato 8-9 azioni nella nostra metà campo, perché siamo sempre stati nella metà campo. Però questo magari vorrei che stessero di più nella nostra metà campo, che così magari abbiamo più campo per giocare alle spalle delle difese avversarie. Quindi ecco, giusto, poca intensità, poca profondità e molta prevedibilità. Buonasera mister. Buonasera. Anche in difesa abbiamo visto qualche errore di troppo, ecco, i due centrali forse si sono lasciati un po' andare, soprattutto in occasione del gol. Cosa ci può dire? No, è la verità, però insomma adesso l'errore ci sta, come sbaglia l'allenatore, però non è questo per me il punto. Cioè, è vero, è quello che dici tu, però il punto non è questo. La Cremonese non deve badare a quelle cose lì, la Cremonese deve
deve meritare di vincere. E questa sera, ripeto, il Bari, a parer mio, non ha meritato di vincere. La Cremonese, per quello che ha fatto, non meritava di perdere, ma certamente non meritava di vincere. Il microfono, per favore, Daniele. Sì, mister, tornando sul problema del gol, oggi in tribuna c'era Massimo Coda, che nelle ultime stagioni ne ha fatti un po'. Le chiedo cosa ne pensa del suo arrivo, che è solo da ufficializzare, e in che modo lo vuole inserire, perché è un elemento di grande spessore e forse può anche contribuire a fare quello che diceva ieri in Serie B, cioè gruppo, perché poi penso che anche il Bari abbia dimostrato che si ha la tenacia e la capacità di compattarsi poi a fare la differenza in Serie B, è quello che gli ha permesso di vincere stasera. Non so se è d'accordo. Sono d'accordo sul Bari, perché proprio per questa ragione probabilmente hanno vinto la partita. E per il discorso invece di Coda, non è ufficiale, quindi aspettiamo l'ufficialità. Poi dopo parliamo. Grazie a tutti, buonasera. Favore.